agarre a la vida. Cuando todo te ha salido siempre mal, ¿cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. Rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar, porque hoy que te he encontrado no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Corazón salvaje, no, no, no. No, signore, basta. Comincia a girarmi la testa. Però sei contenta, vero? Certo, molto contenta. Sei bellissima. Con questo vestito sembri una signorina dell'alta società. Non dite sciocchezze. Ma no, è la verità. Tutte quelle signore e signorine aristocratiche per cui tu hai lavorato, se non vestissero quegli abiti, sarebbero delle donne come tutte le altre. Certo, questo sì. Devo ammettere che ce ne sono alcune però che hanno molta classe, come la cognata del giudice Romero, per esempio. Si vede subito che quella è una signora nel vero senso della parola. Non è una vera signora. Sembra molto aristocratica, però dietro quella faccia nasconde qualcos'altro. Non essere invidiosa. Invidiosa? E perché? Io perlomeno sono sempre stata onesta. Che vorresti dire? Che quella signora forse non lo è? Come può essere una donna onesta se la signorina non è figlia del marito? Non immaginate neanche chi sia il padre. Lo conosco per caso. Chi non conosce l'avvocato Manera? Dici davvero? È lui il padre? Sì, che ve ne pare. E il giudice Romero sa la verità? Certo, lo sa anche la signorina Marianna. Forse potremmo spedire i nostri bagagli più pesanti per non viaggiare con troppo carico. Sì, va bene. Dobbiamo andare a salutare Beatrice e a ringraziarla di tutto. Mi hanno detto che è tornata a vivere con suo marito. Finalmente il signor Juan ha riacquistato il suo cognome. Era suo diritto. Bene, devo andare. Ci vediamo più tardi. Buona giornata. Grazie. Davvero ti fa piacere che Juan sia ritornato con sua moglie? Sì. Era quello che voleva, no? Non pensava che a Beatrice. Vorresti dire che ti è già passato quella specie di innamoramento? Di me non gli importava niente. A nessuno importa niente di me. No, non è vero e tu lo sai. Io ti voglio molto bene. E anche tuo padre. E Marcello. Se fosse così mi avrebbe perdonata. L'hai profondamente deluso, questo devi riconoscerlo. Anche Marcello ha deluso me. Quando voleva sposarmi per l'eredità di suo fratello. Però poi ci ha spiegato il motivo. Sì, però ti assicuro che è molto pentito.
Mi ha detto persino che cominciava a provare un affetto sincero per te. Anche a me ha detto questo. Che aveva persino pensato di chiedermi di diventare sua moglie. Davvero? Ma adesso mi disprezza. Sembra quasi che ti addolori di più il disprezzo di Marcello che il fatto che Juan sia tornato a vivere con Beatrice. Lui non mi ha mai amato. Mentre Marcello sì. È questo che non ti fa sentire tranquilla? Non lo so. Non devi più tormentarti per quello che è successo. Però che ti serva d'esperienza per il futuro. Il vero amore non è il fuoco di un giorno che dopo si spegne. E non è nemmeno il principe azzurro delle fiabe che ogni donna ha sognato. Non devi avere fretta, tesoro mio. Tutto arriva a suo tempo. Che stai pensando? Beh, che forse sarebbe meglio che Edoardo andasse da solo a comprare la barca e che io restassi qui. Beh, comunque avevi promesso a Beatrice. Ma sì, che... lo so. Ma mi preoccupa lasciarla da sola. Non le accadrà nulla. Saremo tutti molto attenti e comunque si merita un po' di riposo, un po' di tempo per riprendersi, per assimilare quello che è successo e vedrai che i suoi timori svaniranno. Oh, non dimenticare che poi deve risolvere il problema di sua madre che non è affatto semplice. Deve credermi, Juan, se la signora Caterina si installa definitivamente in casa vostra con le sue idee assurde, potrebbe condizionarvi, causarvi seri problemi. Se Beatrice ti ha chiesto di lasciarla sola, sarà sicuramente perché hai in progetto di convincerla ad andarsene. E se insistessi a farla partire con me? Se la signora Caterina rimarrà da sola, avrà modo di riflettere. Possibile che tu non riesca ad accontentarla una volta? Il problema è che non partirei tranquillo. Andrea, non so, potrebbe anche... Andrea non farà nulla. Io non glielo permetterò, te lo assicuro. Ad ogni modo, ieri, quando l'ho visto, mi è sembrato tranquillo, rassegnato. Vedrai che quando ritornerai avrò già sistemato la questione delle terre. Sicuro che non sei arrabbiato? Beh, come ben sai, nei miei confronti non è più tanto cordiale come un tempo. Ma dimmi, davvero ti interessano quelle terre? Sei ricco, non ti manca niente. E avere una proprietà che confina con Campo Real potrebbe essere motivo di problemi futuri. Perché non rinunci? Sarebbe un gesto molto nobile da parte tua. Un altro gesto nobile? Sì, un altro. E questo dovrebbe essere il tuo atteggiamento costante. Così Andrea si renderà conto che tu lo consideri davvero suo fratello. Dà prova della tua maturità. Dimostragli che sei un uomo giusto e corretto e che sei capace di perdonare. Fallo per Beatrice. Davvero? Vuoi rinunciare a quelle terre? Sì. E sai che cosa è stato che mi ha convinto? Mi ha convinto il pensiero che ti avrebbe fatto piacere. Voglio che tu stia tranquilla. Ti assicuro che farò il possibile per non rispondere alle provocazioni. Perché niente e nessuno dovrà turbare la nostra felicità. Amore, non aver paura. Voglio che tu sia felice. Lo sono. Non mi abbandonare mai, Juan. Qualunque cosa accada, promettimelo. Te lo giuro. E credi in me. Non mettere mai in dubbio le mie parole. Non lo farò mai. Signora, è arrivato padre Domenico. Arrivo. Buongiorno, padre. Buongiorno, figliola. Come stai, Juan? Bene, padre. Grazie. Beatrice ha bisogno di parlare con voi. Vi lascio soli. Con permesso. Prego, figliolo. Accomodatevi, padre. Mi fa piacere vedervi così contenti. Sì.
Ho ricevuto la tua lettera ed eccomi qui. Hanno appena portato un telegramma di Alberto. L'ha mandato da Veracruz. Bene. Era prevedibile che avrebbe accompagnato Dolores nel suo viaggio verso la capitale. Sì, però è un mio dipendente. Ed era suo preciso dovere chiedere prima il permesso a me. Perché non partiamo per un viaggio, Andrea? Un viaggio lungo. Potremmo salpare su una nave a Veracruz. Sì, forse. Ma prima di tutto devo parlare con Juan. Che sorpresa, padre. Sorpresa perché? Avevate detto che sareste venuta a trovarmi. Sì, lo so, ma non mi sono sentita molto bene. Prego, sedetevi, per favore. Vado a preparare della cioccolata calda. Grazie, figliola. Suppongo che la vostra permanenza in questa casa sarà breve. Non so che dire, padre. Non ho il coraggio di lasciare mia figlia da sola. Ma non è sola, signora Caterina, è con suo marito. Sì, piangete. Piangete e domandate perdono a Dio per il vostro comportamento. Io? Avete tentato di distruggere il matrimonio di vostra figlia. Un matrimonio consacrato davanti al Signore. Non fate che mortificarla con i vostri rimproveri e i vostri giudizi. E questo è peccato. Oh, padre, l'unica cosa che voglio è proteggerla. Evitarle pene e sofferenze. Siete voi a farla soffrire. Mia figlia ha osato dirvi una cosa del genere. Buongiorno, Juan. Buongiorno. Sono venuto a prendere alcuni documenti. E soprattutto a chiederti un favore. Sono ai tuoi ordini. Dopodomani parto per un viaggio. Sì, Edoardo me l'ha detto. Allora non sarai qui per la riapertura della taverna. Beh, purtroppo no. Ma festeggeremo il mio ritorno, eh? Che cosa devo fare? Tu e Pietro non dovrete mai perdere di vista Beatrice. E sorveglierete la casa giorno e notte. Sta tranquillo. Mettiti d'accordo con Pietro e con gli altri. Loro faranno la guardia fuori e voi due dentro. Ti assicuro che non mi muoverò di lì fino al tuo ritorno. Puoi approfittarne per parlare con Mercedes, no? Ti dispiace? Assolutamente no. Sarebbe ora che ti sposassi, che avessi una moglie, dei figli. Tu che ne pensi? Mi sembra una grande mancanza di rispetto. Perché hai detto tutte quelle bugie a padre Domenico? Non ti rendi conto che l'unica cosa che voglio è risparmiarti dispiaceri e sofferenze? Cenerete con noi oggi? No. Come volete. Dite al capitano di tenerlo in cella per 48 ore almeno. Spero che quando uscirà la sbornia gli sia passata. Signor giudice, il signor Juan Aleardi chiede di parlare con voi. Fatelo accomodare. Buongiorno. Mi avete preceduto. Pensavo di farvi visita per avvisarvi che la prossima settimana lasceremo la vostra casa. Ve ne andate? Sì. Grazie. Ecco, veramente, anch'io sono venuto a salutarvi. Parto per il sud, per comprare una barca. Bene. Volevo ringraziarvi per tutto l'aiuto che mi avete dato. È stato un piacere. Permettetemi di dirvi una cosa. Non giudicate male l'avvocato Manera. Pensate che ha pagato tutta la vita per l'errore che ha commesso. Io non voglio giustificarlo, ma posso capirlo. Sapete anche voi che quando un uomo si innamora, a volte non riesce a resistere alla tentazione. Ma io non sarei mai stato capace di disonorare una donna. Forse perché voi siete migliore degli altri uomini. Ed è per questo
che potete permettervi di essere magnanimo. È stato un onore conoscervi. Anche per me. E non rivedremo mai più mio padre? Non credo che abbia l'abitudine di andare nella capitale. E poi tu dovrai pensare a sposarti, no? Certo, ma con chi? Dopo vedremo. Mi dispiace tanto lasciarlo. Rimarrà solo. Secondo voi non si è sposato perché non è mai riuscito a dimenticarvi? Non lo so. Va a vedere chi è, per favore. Come stai? Bene. Parto per un viaggio. Domani mattina. Ho saputo che anche voi siete in partenza. Volevo salutarvi. Tua madre? Vado a chiamarla. Andiamo? No, io rimango qui. Per favore, madre, sono troppo imbarazzata. E va bene. Buonasera. Buonasera. Marianna mi ha detto che farete un viaggio. Sì. Beatrice verrà con voi? No, lei resterà qui. Quindi volevo pregarvi, quando lascerete la casa, di consegnarle le chiavi. Oppure potete darle al signor Nicola, se preferite. Approfitto dell'occasione per ringraziarvi per averci affittato la casa. Suppongo che non tornerete più. No, non credo. Non volete sedervi? Sì, grazie. Non vorrei sembrarvi inopportuno, ma se sentite ancora affetto per il signor Nicola, dategli la possibilità di parlarvi. Buongiorno. Buongiorno, signor Nicola, accomodatevi. Molto gentile. Vi ringrazio di avermi invitato. Avete pensato a cosa fare con Andrea? Forse l'unica soluzione che mi resta è parlare con lui e cercare di convincerlo. E se non ci riuscirete? Non mi arrenderò. Juan sarà assente una o due settimane. Durante questo tempo ci verrà in mente qualche cosa. La mia madrina potrebbe aiutarci. Il problema è che Andrea non dà più molto peso a quello che dice sua madre. E se giurassi a Juan che Andrea ha mentito, che non mi ha nemmeno sfiorata? Il fatto è che la vostra padrona di casa gli ha raccontato che è arrivato qui ubriaco e... Beh, non disperate, riusciremo a trovare una soluzione. L'unica soluzione auspicabile è che Juan non gli dia ascolto, che dimentichi, che perdoni. Ma questo è impossibile. Per un uomo con il suo carattere, non è vero? E comunque a volte succede. Buongiorno, Juan. Buongiorno. Tua madre pranzerà con noi oggi? Ha detto di no. Tra qualche minuto il pranzo sarà pronto. La vedo molto nervosa. Beh, probabilmente sarà mortificata per l'atteggiamento della signora Caterina. Non ci sarà un altro motivo. Ah, per favore, Juan, non cominciare con queste... Signor Nicola,
Io non mi sento affatto tranquillo. Avanti. In che posso servirvi, padrone? Entra e chiudi la porta. L'avvocato Manera è venuto da me 2 giorni fa. E qua non si è ancora fatto vivo. Volete che vada a San Paolo a cercarlo? Sì. Domani alle prime luci dell'alba.